Lui si è ovviamente molto legati e lo si è visto stasera a Vlado Milzo per quello che era fatto. Chiedo come è cambiato il Milzo da quando è arrivato a Cantù rispetto a quello attuale, come è cresciuto, se è cresciuto, dove è cresciuto. Se è cresciuto, per dirlo voi, lo chiedono lui, io cioè, non sarebbe, non posso dire io se è cresciuto. Allora, certamente ha fatto 2 anni di Eurolega ad alto livello, giocava la sua seconda Final Four, quindi lui ogni giorno, ogni domenica, ogni giovedì, ogni allenamento ha dovuto confrontarsi con un livello di concorrenza più alto, questo è normale. Però ha avuto secondo me anche l'intelligenza e la personalità di ritagliarsi un ruolo di, diciamo, di cambio di lusso, perché lui non inizia mai le partite, però gioca minuti molto importanti, perché è intelligente, che fa un sacco di cose buone, sia in attacco che in difesa, ed è un giocatore di cui dice di fine, cioè un giocatore che mi sorprende quando magari non gioca bene. Ecco. Poi ha questa faccia sempre, sembra che stia per svenire, ma è la sua faccia e non perché non ci tenga o non cosa. Intanto confesso che faccio fatica a convivere con questo, perché io sono più sanguigno di lui, però è veramente un'eccellente persona e un ottimo giocatore. E oggi è stato un piccolo dettaglio, quando l'hanno terminato, abbiamo fatto tutte quelle feste, tutti i suoi compagni si sono fermati a fare il riscaldamento e sono andati a fargli anche loro feste. Non l'hanno lasciato lì a prendere i suoi complimenti, no? Gli hanno voluto anche loro. E questa secondo me è una cosa che mi ha molto colpito. È la dimostrazione che lui è un giocatore a cui anche questi compagni qua vogliono bene, lo rispettano, si fidano quando è in campo. Spero solo che possa giocare bene